Non si poteva immaginare luogo diverso per cominciare questa settimana intensa di ricordi, dibattiti. E ovviamente saluto tutte le persone qui presenti che sono state anche testimoni diretti o indiretti di quello che è successo. A 30 anni dalla strage dei Georgofili, con l'autobomba di matrice mafiosa che squassò il centro di Firenze, la società civile e le testate giornalistiche danno il proprio contributo per rievocare quei momenti tragici e mantenerne viva la memoria e il significato. È il caso del quotidiano cittadino La Nazione, che il 26 maggio 2023 distribuirà gratuitamente, in abbinamento al giornale nelle edicole di Firenze e provincia, il libro Georgofili, le voci, i volti, il dolore a 30 anni dalla strage, curato dai giornalisti Erika Pontini e Stefano Brogioni. Libro che contiene anche testimonianze e documenti inediti. Il volume è stato realizzato col contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e di Coop Firenze in un formato che ricorda proprio la grafica del giornale del tempo. È l'importanza di ricordare che cosa siamo stati in un tempo tutto sommato breve. 30 anni non sono molti nella storia, ma sono sufficienti a correre un rischio terribile quando appunto si vuole tenere viva la memoria, ovvero quello di dimenticare la portata e la gravità di un fenomeno che ancora fa parte della nostra contemporaneità. La lotta alla mafia è tutt'altro che conclusa, ha cambiato aspetto, ha cambiato voce, ha cambiato protagonisti e modalità nel portare avanti la battaglia dello Stato e le ritorsioni della mafia in questo appunto in seno a questa vera e propria guerra, ma le origini, le radici di ciò che siamo affondano ancora in una storia appunto vecchia di 30 anni e che nell'attentato dei Georgofili vide una delle sue pagine più drammatiche e devastanti, non solo per il carico di vite umane che ovviamente fu travolto da quella esplosione, da quella bomba, ma anche per la ferita simbolica che appartiene alla storia e alla cultura di un popolo, di una nazione, di una città, Firenze e il suo patrimonio artistico e culturale. Nella storia della strage dei Georgofili di ombre ancora ce ne sono ed è il motivo per cui 30 anni dopo l'attualità inevitabilmente entra ancora prepotentemente dentro pagine che dovrebbero essere appunto archiviate sotto il nome della storia. Penso che questo trentennio ci serva anche a capire che, nonostante che Firenze e lo Stato reagirono con grande forza contro gli attentati prima del 1992, gli omicidi di Falcone, Borsellino, Capaci, poi 93 Firenze, poi Milano e poi Roma, dobbiamo però allo stesso tempo anche renderci conto che le mafie ci sono ancora. Agiscono in modo diverso, meno eclatante, meno, come si può dire, sconvolgente dal punto di vista dell'impatto sull'opinione pubblica e per questo forse altrettanto pericolose, perché agiscono sotto traccia, agiscono nella finanza, agiscono nei mercati internazionali, agiscono con il riciclaggio, agiscono con il controllo del commercio internazionale degli stupefacenti. E quindi la lotta per la legalità contro tutte le mafie è una lotta che continua anche in Toscana, che tra l'altro è una delle regioni dove, come ci dicono sempre i rapporti della DIA ogni anno, è una delle regioni dove il business delle mafie è tra i più alti d'Italia. Io l'ho vissuto in prima persona, quella notte ero l'assessore alla mobilità e ai lavori pubblici del Comune di Firenze. Fui il primo ad arrivare sul luogo. Mi accompagnò subito il professor Scaramuzzi nella visita, nel primo sopralluogo a questa torre, ma anche poi agli Uffizi. E ci sono nel libro le testimonianze della mia chiacchierata con l'allora presidente della Fiorentina Gas, ovvero Gianni Boini, se si trattava di un'esplosione dal gas o se invece era qualcos'altro. Fu verso le 3, le 4 di notte che ci rendemmo conto che era qualcos'altro. Ma quando abbiamo scoperto la bomba è come se fosse cambiata diametralmente l'opinione e l'atteggiamento di Firenze verso la criminalità organizzata di stampo mafioso. Era lì, con noi, in noi e come pericolo permanente. Fino a quel momento appariva quasi datata, appariva quasi concentrata in alcune zone. È stato un attimo di terrore perché non solo per l'episodio, ma anche per tutto quello che voleva dire. Cioè, la mafia non agiva più solo in Sicilia, ma arrivava in tutta Italia. E quindi era un momento di
estrema difficoltà che va ricordato. Va ricordato anche ai giovani, perché devono avere sicuramente una reazione a quello che è successo per non farlo accadere più e per avere sicuramente un futuro di pace sia interna che esterna. La memoria è fondamentale e lo è tanto più in un'accademia. Le accademie in genere hanno il dovere di ricordare e noi abbiamo un dovere doppio, avendo subito 30 anni fa un attacco drammatico come quello avvenuto la notte del 27 novembre, ricordare è fondamentale. Ma io non vorrei però lanciare soltanto un messaggio di ricordo. L'Accademia costituisce una sorta di messaggio e di speranza, specie per i giovani che non hanno vissuto in quei giorni, non erano nati, perché l'Accademia è rinata da quelle che erano le macerie, con ancora il sangue delle vittime, ha saputo rinascere. E oggi presentiamo questa iniziativa della Nazione da vivi, e lo facciamo con forza, in virtù delle competenze e del lavoro degli oltre 1100 accademici attuali. Si è compreso per la prima volta, gli italiani hanno compreso per la prima volta che nessuno poteva sentirsi sicuro nel paese, nemmeno nelle pareti domestiche, solo che pensiamo alla sorte che hanno avuto le vittime che oggi sono state ricordate, la famiglia Nencini, Davide Caporicchio, morti all'interno della loro abitazione mentre dormivano. E questo è un messaggio importante che tutti, ma proprio tutti, hanno potuto percepire. E quindi una gravità che ci è stata disvelata proprio dai processi e dalle indagini che sono state celebrate e poste in essere, perché si è compreso, si è capito che Cosa Nostra ha intrapreso una guerra nei confronti dello Stato.